Ciao ragazze, oggi vi mostrerò come creare una presina a vestitino. Quindi io utilizzo un filo doppio bianco per farlo più spesso come lavoro. Quindi avvio lavoro circolare e mi creo 12 maglie alte utilizzando il ferro numero 3. Una, arrivati alla conclusione delle nostre 12 maglie, chiudiamo, tiriamo il nostro filo e chiudiamo il nostro lavoro. Saliamo di 2 catenelle e lavoriamo per tutto il giro doppia maglia alta all'interno di una. Quindi sono 2 maglie dentro una. E lavoriamo per tutto il giro. Arrivati alla fine del nostro giro, saliamo di 2 catenelle e partiamo. 2 maglie sì, 2 maglie e una, quindi 2 e una, 2 ad alternanza, 2 e una, fino ad arrivare alla conclusione del nostro giro. Finito questo giro, continuiamo il nostro lavoro lavorando 2 maglie sì, 2 sì, 2 sì e una, 2 sì e una, dovrebbe essere 2 sì e una no, però 2 e una per tutto il giro fino ad arrivare alla larghezza comunque alla larghezza che noi desideriamo creare per la nostra per il nostro vestitino. Io in questo caso lo faccio vedere già. Uno è arrivato a un bel giro, vedete? Poi il lavoro verrà piegato per avere un lavoro comunque molto più pesante e resistente da poter utilizzare, anche se poi sembrerebbe un peccato, come presina, perché è bella spessa. Quindi arriviamo, siamo al primo, secondo, terzo giro. Per arrivare ad avere questa grandezza, quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, sono 5 giri al lavoro pieno e poi si parte il sesto giro col lavoro in doppio. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5 al lavoro pieno. Noi ne abbiamo fatte 3, 1, 2, 3, ne andremo a creare altri 2 con lo stesso lavoro che abbiamo fatto col nostro terzo giro. Quindi faremo altri 2 giri di 2 maglie e una, 2 maglie e una.
conclusione del nostro giro, quindi abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5 giri, dove rimane fermo il nostro uncinetto, andremo a piegare il lavoro in due, quindi faremo in modo, ecco qua, di allinearli. Saliamo di una catenella e lavoriamo con una maglia bassa. Primo giro lo lavoriamo con una maglia bassa. Ecco qui. In modo da iniziare da chiudere il lavoro in doppio. Così per tutto il giro. Ecco qua. Continuate così per tutto il lavoro. Siamo arrivati alla conclusione del nostro giro e ora procederemo a iniziare a fare il modello, comunque il sopra, diciamo, le manichette del nostro vestitino. Giriamo il lavoro e saliamo di 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, saltiamo e chiudiamo con una maglia bassissima, una maglia bassa. 1, 2, 3. Saltiamo una e andiamo alla prossima. Una, e creiamo le ultime 5. Da questo punto lavoreremo tutto con una maglia bassa, fino ad arrivare a creare le ultime 5 catenelle. Andiamo così. Tutta la maglia bassa. Una, due, tre, quattro e cinque, quindi ancora posso andare. O misurate così in modo da rendervi conto delle catenelle, o contate semplicemente la partenza e la fine delle 5. Io in questo caso faccio l'ultima maglia bassa e conto 1, 2, 3, 4 e 5. 5 volte le mie 5 catenelle. 1, 5.
2, 3, 4, 5. Siamo arrivati alla quarta. 1, 2, 3, 4 e 5. E siamo arrivati alla nostra conclusione. Giriamo il nostro lavoro e per ogni lavorazione andremo a infilare 3 maglie alte, quindi saliamo di 2 catenelle, 1, 2 e sono una, diciamo 2 perché le prime 3 catenelle formano una maglia, 2 e 3. Chiudiamo con una maglia bassissima sulla maglia bassa lavorata in precedenza. Saliamo, sono una, due, tre, e così per tutto il lavoro. Naturalmente, quando arriverete qua per spostarci da un lavoro all'altro, lavoreremo nello stesso modo del giro precedente. Quindi faremo nuovamente, lavoreremo tutte con le 3 maglie alte. Arrivate qua, lavoreremo con la maglia bassa. Si è girata la telecamera, ok. Lavoreremo tutti con una maglia bassa. Arrivate qui di nuovo nuovamente 3 maglie alte, 3 maglie alte, 3 maglie alte, 3 maglie alte. Per ritornare poi a creare la nostra gonna, quindi a creare la nostra seconda parte, dovremo camminare, non so se riuscite a notarlo, con una maglia bassissima che andremo poi a lavorare sotto il nostro lavoro. Quindi iniziamo il nostro lavoro e arriveremo a effettuare questa parte qua. Dove sei? Ecco qui, questa parte qua. Ok, arrivati alla fine del nostro giro, quindi alla fine del lavoro delle 3 maglie, chiuderemo il lavoro con una maglia bassissima e cammineremo fino a tornare giù e iniziare la seconda parte del vestitino. Quindi, come opla, vedete, sta facendo i capricci perché il filo non esce come deve. Quindi eccoci qua. Siamo arrivati, ecco qui, al nostro punto di interesse. Arrivati al nostro punto, naturalmente giriamo il lavoro perché inizieremo a fare il sotto della gonna. Quindi saliamo di 3 catenelle, una, due, tre, e lavoreremo 3 maglie in una.
e andremo almeno il primo giro ad alternarci. Quindi una catenella, saltiamo uno spazio, andiamo all'altro e lavoriamo 3 maglie. Una, due, e 3, una catenella e uno spazio sotto liberi e 3 maglie alte, una, due, e 3. Una catenella. Una, due, tre, una, due, tre. Arrivati all'ultimo spazio, creiamo le nostre 3 maglie, 1, 2, 3, lasciamo 2 catenelle, giriamo il lavoro ed effettuiamo lo stesso giro tra gli spazi che abbiamo lasciato liberi. Quindi 1, 2, 3, paghiamo le maglie che abbiamo lavorato prima. Andiamo a lavorare gli spazi che abbiamo lasciato liberi. Sono una, due, tre e una. Lo spazio libero che abbiamo lasciato nel giro precedente. Una, due, e 3. Quindi per ogni spazio libero lasciato andrete a occuparla con le nostre 3 maglie alte. Arrivati alla fine, naturalmente chiuderete con doppia maglia, vi sposterete tra, ok, vi mostrerò. Arriviamo alla fine del nostro, tanto siamo quasi arrivati alla fine del nostro giro e vi mostrerò gli altri passaggi che andremo a fare. Penultimo, 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 uno, due e tre. Una, due. Chiudo. Mi sposto. Maglia bassissima, mi sposto. Salgo e ricomincio il mio giro delle mie 3 maglie alte. Quindi, per continuare il lavoro, primo giro l'abbiamo concluso. Il primo giro l'abbiamo concluso. Ora procederemo con altri 3 giri, lasciando lateralmente 2 catenelle. Quindi, tutto il giro
Mi spiego quello che andremo a fare, anche perché sarà tutto un unico lavoro sistematico. Quindi, allora, in totale i giri che andrete a fare saranno 15. 16 con la maglia bassa di che useremo come chiusura. I primi 3 giri vi consiglio di lasciare la doppia maglia in modo da inserire 2 maglie nella stessa sola. Quindi per 3 giri lascerete la doppia maglia in modo da creare questo modello svasato. Quindi 15 giri totali e chiusura del lavoro. Va bene? Arrivati alla fine del nostro lavoro, questo è il risultato che dovremo ottenere, che andremo a ottenere. Lasciato così per il semplice fatto che poi giù potremo crearci con il nostro colore preferito i vari bordini, creare i vari colori, fare 3 maglie all'interno comunque nel nostro lavoro. Poi sarà a voi decidere se vorrete fare lo stesso motivo delle manichette oppure no. Sopra saranno 20 catenelle dove inserirete direttamente, bloccherete direttamente le vostre catenelle, la vostra maglia direttamente tra il lavoro e salirete di 20 catenelle per farlo corrispondere allo stesso giro da dove avete iniziato e chiuderete il vostro lavoro. Ok? Se c'è qualcosa che non vi è chiaro, basta un semplice messaggio e io vi risponderò. Va bene? Con questo vi saluto e vi lascio alla prossima. Ciao ciao ragazze!